Buongiorno a tutti e benvenuti dal Movida Sportiva. Quello che andiamo a vedere è la super finale di questo bellissimo campionato, finale che vede affrontare il Baccaro di Due Carrare, vincitrice del campionato di Maserà, e il 3F, vincitrice del campionato di Campo d'Arcego. Sicuramente quello che non mancherà sarà lo spettacolo, visto che le due squadre sono, come abbiamo detto poc'anzi, le vincitrici dei rispettivi campionati, quindi si presume sarà una partita di altissimo livello. So per certo che entrambe le compagini mancano elementi importanti per completare la rosa, ma non saranno da meno i giocatori che scenderanno in campo, quindi sarà una grossa battaglia, una dura battaglia per entrambi. Vediamo chi avrà la meglio alla fine, non ci resta altro che restare in visione e guardare assieme questa bellissima finale. Nel frattempo sentiamo lo speaker Enrico nel sottofondo che chiama giocatore per giocatore, ma noi lo precediamo e andiamo subito a leggere le formazioni. Quindi parto dal Baccaro in tenuta rosa con il numero 1 tra i pali Sava Andrei, con il numero 3 il capitano Tamas Jonut, con il numero 4 Borile Davide, con il numero 5 Erciu Gabriel, con il numero 6 Guarnaccia Michele, con il numero 7 Taumai Josef, numero 8 Madeline Gabriel, con il numero 9 Butachel Edward e con il numero 10 a completare la rosa 7 Filippo. Questa era la rosa del Baccaro in tenuta rosa. Quindi andiamo subito a leggere anche la formazione del 3F, con il numero 1 Rossetto Matteo, con il numero 6 Boldrin Alex, con il numero 8 Gomiero Thomas, con il numero 9 Tomasin Edoardo, con il numero 12 Barutta Giacomo, con il numero 13 Martellato Matteo, con il numero 18 il capitano Rosso Diego, con il numero 33 Cardin Marco e con il numero 88 Righetto Francesco. Gli arbitri per questa bellissima finale sono Enrico Magro, responsabile anche del settore arbitrale del Movida Sportiva, e oggi il suo secondo Armando Grigio, quindi un altro arbitro di spessore. In bocca al lupo anche a loro. C'è da notare che nonostante il bel tempo e un sole cocente, sono quasi 30 gradi fuori, ma la gente ha risposto bene all'appello. Sono circa più di 100 persone quelli venuti fino al palazzetto di Vigo d'Arzare a vedere questa bellissima finale e a tifare per le due compagini. Prima che cominci la gara ci tengo a stendere due parole di elogio per i due organizzatori di questa manifestazione, cioè Enrico ed Alessandro. Li conosciamo benissimo, non hanno bisogno di presentazione, e oltre a loro c'è un terzo che è l'addetto stampa del Movida Sportiva, che si chiama Alessandro Barone. Lui è un po' nell'ombra rispetto agli altri due che ho citato poc'anzi, però altrettanto importante per la buona riuscita di tutto il campionato. In bocca al lupo ragazzi, grazie di tutte le emozioni che ci avete regalato per tutto l'inverno. Mancano pochi minuti veramente all'inizio della gara, le squadre passano per i saluti di rito, calcio d'inizio che verrà effettuato dalla 3F, palla tra i piedi di Righetto. Vedremo come andrà a finire poi questa gara, non ci resta altro che rimanere in visione. Siamo partiti! Subito la squadra in tenuta viola 3F comincia a fraseggiare, forse per testare la caratura dei propri avversari. Palla che arriva a Gomiero, era al limite dell'area, riesce a incrociare ma non riesce a dare la forza necessaria per poter cogliere impreparato Sava, che invece si stende raso terra e riesce a sventare questo pericolo, primo pericolo da parte della 3F. Approfitto subito per andare a leggere qualche curiosità sui campionati appena passati, partendo dalle varie premiazioni che poi verranno fatte a fine della gara. Quindi partendo dallo scudetto per l'Alta Padovana, prima classificata è proprio la 3F, quella impegnata ora nella superfinale, seconda classificata i Templari, terza classificata Coco Peludo, speriamo di aver detto giusto questa ultima, altrimenti chiedo scusa a chi ha organizzato la squadra, a chi ha dato questo nome un po' curioso. Mentre per lo scudetto della Bassa Padovana, appunto, la prima classificata è ovviamente il Baccaro di Due Carrare, anch'essa impegnata quindi oggi nella superfinale, seconda classificata C Pontelongo, la terza classificata FC Moldova.
Andiamo a leggere subito anche la coppa dell'Alta Padovana. La prima classificata è Real Las Vegas, seconda classificata Ora et Lavorat, terza classificata Vecchie Glorie. Coppa Bassa Padovana, prima classificata Armonia Carpanedo, seconda classificata Old Star, terza classificata Futsal Conselve Calcio a 5. Quindi la coppa d'inverno, cioè la squadra che nella prima fase del campionato era arrivata prima nei rispettivi campionati, quindi Alta Padovana si classifica campione d'inverno il G Calcio a 5 e la 3F, mentre per la Bassa Padovana è il Baccaro di Due Carrare, veramente ha fatto scorpacciata di coppe quest'anno il Baccaro. Mentre io elencavo i nomi delle squadre vincitrici delle varie coppe, che poi saranno premiate, come ho detto prima, alla fine di questa bellissima gara, vediamo le squadre che giocano un bel calcio a 5. Evidentemente, come si può anche vedere, le squadre hanno anche paura di esagerare. Adesso Righetto parte con bel contropiede, la mette a Gomiero al secondo palo, che facile imbucca Sava per il gol del momentaneo vantaggio 1-0 3F nei confronti del Baccaro. Andiamo subito a rivedere il replay. Righetto bravissimo a dribblare Madeline, poi con un bellissimo e perfetto suolata, scusate il gioco di parole, riesce a mettere Agomiero sul secondo palo che insacca 1-0. Quindi adesso la partita non è in salita perché siamo appena all'ottavo minuto di gioco, però sicuramente il Baccaro dovrà tirare fuori i denti per riuscire a riagguantare il risultato. Abbiamo visto di poco Borile a mettere la palla sul secondo palo, e di pochissimo 7 non riesce ad acciuffarla e ha rischiato molto adesso la 3F in difesa. Ne approfitto, vediamo se siamo capaci a leggere anche i titoli individuali, titoli importantissimi che tutti i giocatori sperano di vincere, e intendo dire quella del capocannoniere, miglior giocatore e il miglior portiere. Partiamo con il capocannoniere per l'Alta Padovana. Si aggiudica questa coppa Borsato Andrea con 67-6-7 reti. Per la Bassa Padovana a giudicarsi la coppa Innocenti Simone con 61-6-1 reti. Miglior giocatore Alta Padovana Mason Paride. Per la Bassa Padovana Innocenti Simone. La coppa miglior portiere, coppa a me molto cara, non perché sia io il vincitore, ma perché essendo io portiere ho veramente piacere ad assegnare, a leggere i portieri vincitrici di questa. Per l'Alta Padovana Bortolato Marco, invece per la Bassa Padovana Tresoldi Edoardo. Ultima coppa che andrò a leggere, ultima ma non per importanza, l'ho tenuta proprio per ultima perché per me è una coppa veramente importante, la coppa disciplina, coppa che molte squadre snobbano e sbagliano a farlo, perché ricordiamo che il futsal è uno sport e da tale va giocato con l'intenzione di essere veramente sportivi, con lo spirito da sportivi. Andiamo a leggere subito, per l'Alta Padovana a vincere la coppa disciplina il Branco. Per la Bassa Padovana Armonie Carpanedo, un grosso applauso alle due squadre che hanno vinto questa coppa, che molti snobano, ma ricordo è una coppa importantissima per tutto lo sport. E per la serie vai a fare un altro lavoro, e sto parlando di me stesso, vediamo che mentre io parlo ci perdiamo un bellissimo gol del Baccaro, ma sicuramente adesso la regia ce lo farà rivedere. Tutto parte dai piedi di Madeline che passa a 7 di tacco a Borile, 7 che si destreggia in mezzo a tre giocatori e con una bella rasoiata la dà a Borile. Borile siede il portiere con una finta e con uno scavetto riesce ad agguantare il pareggio 1-1, tutto da rifare quindi per la 3F che era fino a questo momento in vantaggio di una rete. Siamo quasi al decimo minuto del primo tempo regolamentare. Se il livello di calcio a 5, che
ci stanno facendo vedere le due squadre rimarrà tale per tutta la partita, sarà una partita veramente a cardiopalma, perché partita molto bella, ricordo, questo è un campionato amatoriale ma il livello è molto alto, nonostante le due squadre siano orfane di molti giocatori. Per il Baccaro manca il portiere titolare e ben 5 giocatori, e la 3F invece deve fare a meno di 3 giocatori per infortunio, quindi una squadra, tutte e due le squadre sono rimaneggiate. Nonostante ciò vediamo un buon calcio a 5, complimenti a tutte e due. Calcio di punizione per il Baccaro, se ne incarica Tamas, lui molto bravo dai calci piazzati, tira una bordata in porta ma Gobiniero fa buona guardia, prende la palla Madalin che la passa a 7, di nuovo la ridà a Madalin che la mette sul secondo palo per Borile, ancora Borile mette a sedere di nuovo il portiere e riesce a segnare il gol del momentaneo vantaggio 2-1 per il Baccaro di due Carrare nei confronti da 3F. Rivediamo il gol, ancora Pippo 7, bravo a destreggiarsi sulla difesa che poi la mette a Madalin, e Madalin di prima intenzione su Borile al secondo palo che di nuovo insacca, non facilmente però come abbiamo detto prima, ma è stato molto bravo a sedere di nuovo il portiere. 2-1 questo risultato, siamo all'11° minuto di gioco. Cambio di fronte e Borile questa volta, dopo aver segnato due gol, commette un erroraccio in difesa e commette fallo su Gomiero. Calcio di punizione, a incaricarsi di questo è Righetto. Righetto che abbiamo notato bene prima dal controllo di Suola essere un buon giocatore di calcio a 5. Vediamo come andrà a eseguire questa punizione di prima intenzione, richiama i suoi ad avvicinarsi verso la palla, i suoi invece non lo ascolta, quindi Righetto batte di prima intenzione e stampa la palla direttamente sull'incrocio dei pali, incrocio però esterno non interno, quindi bella comunque l'esecuzione di Righetto, peccato per lui che non è riuscito a metterla dentro, che sarebbe stato veramente un Eurogol. Spesso mi piace dire qualche notizia importante del futsal mentre faccio, non sono telecronache le mie ma è un commento umile e tecnico. Mi piace ricordare che questo sport, il futsal, è stato inventato nel 1937 da un professore di ginnastica che, non avendo spazi per poter far giocare i suoi ragazzi a calcio, si inventò dentro una palestra questo sport, unendo vari sport tra cui la pallamano, la pallavolo, il basket e bensì anche la pallanuoto. Il nome originale di questo sport è Futsal de Salo, poi trasformato in futsal. Questo è il nome vero e proprio di questo sport. Ho detto questa notizia non perché io ne sappia più degli altri, ma perché molti che approcciano magari per le prime volte questo sport lo chiamano calcio a 5, ma questo non si chiama calcio a 5, è un nome sbagliato che diamo a questo sport, e lo diamo solo in Italia il nome sbagliato a questo sport. Perché? Perché le prime squadre vincitrici dei campionati di futsal, come nominativo della società stessa, si chiamavano Roma. Adesso l'esempio specifico è la BNL Roma, che è un po' stata la Juventus del calcio a 5, del futsal, e come denominazione della squadra era BNL Roma Calcio a 5, e tutti pensavano appunto che poi questo sport si chiamasse calcio a 5, sbagliando che questo sport, per l'ultima volta lo dico, si chiama futsal. Andiamo a vedere un po' di immagini adesso, squadre che continuano a studiarsi, qualche fallo ovviamente ci sta, però per ora partita veramente corretta, nessun fallo cattivo, falli di gioco che normalmente si subiscono e si fanno durante queste partite. Ancora un calcio di punizione per la 3F, ancora Righetto sul pallone, attenzione perché abbiamo visto prima di cosa era stato capace, questa volta invece fa buona guardia Josef del Baccaro di due Carrare. Palla di nuovo che viene rimessa dal fallo laterale per la 3F. Ancora momenti di fraseggio, le squadre si studiano molto, le finali sa, tutti hanno sempre paura di perderle o di sbagliarle, quindi si rischia il meno possibile. Calcio d'angolo per la 3F, vediamo se provano uno schema, sì, una specie di schema, in quanto la dà al back, il centrale difensivo, Righetto la mette subito di prima intenzione per il back che calcia anch'esso di prima intenzione, ma palla che va ampiamente fuori dalla porta. Nel frattempo il cronometro va avanti, siamo al 15° minuto, un solo gol che separa le due squadre,
Borile, bomber della giornata, due reti finora messe a segno da lui, si incarica di battere la rimessa laterale per Tamas. Tamas la mette all'indietro per Josef. Josef che deve fare qualche magia per riuscire a destreggiarsi con la palla, la mette al secondo palo per Tamas sul palo lungo, ma palla invece che viene messa nel fallo laterale. Un'altra piccola curiosità è il campo di gioco cui stiamo vedendo questa partita, dove si disputa anche questa partita, che è il campo del Vigoreal. Vigoreal vincitrice di quest'anno il campionato di Serie D, quindi l'anno prossimo disputerà il campionato di C2. Complimenti ai ragazzi del Vigoreal. Mi sembra di notare in questi minuti che 3F siano un po' più giocatori da calcio, a parte forse Righetto, che non scommetterei, ma mi sembra un buon giocatore di calcio a 5. Se lui non gioca a questo sport, devo fargli davvero i complimenti e spero che approdi presto nel mondo del futsal, perché ha le doti giuste per poter giocare a questo sport. Rispetto invece al Baccaro, che i giocatori so che sono composti solamente da giocatori di calcio a 5, non di chissà che livello, comunque campionati amatoriali o di Serie D, però la differenza in campo si nota proprio nell'impostazione di gioco. Ora è Butacel, no scusate, è Guarnaccia. Guarnaccia è entrato al posto di Josef. Girano la palla con Borile, Borile e Jonut. Girano bene i ragazzi del Baccaro. Ancora Guarnaccia, Guarnaccia giocatore veramente veterano di questo sport. Ha debuttato addirittura in serie A2, quindi un giocatore di spessore. Nonostante la sua età, ancora un giocatore valido e prezioso per le squadre a cui lui fa parte. Josef rientra al posto di Butacel. Josef ancora con Guarnaccia. Guarnaccia che prova il puntone, è una sua specialità, ma fa buona guardia al portiere. Il portiere oltretutto del 3F, che è molto bravo, fin adesso se l'ha cavata veramente bene, non ha colpe sui due gol, è stati bravi i ragazzi del Baccaro. Borile, è stato bravo Borile tutte e due le volte a sederlo, ma era in posizione veramente favorevole per Borile e sfavorevole per il povero portiere del 3F. Ancora un fallo da circa 3 metri fuori dal limite, sarà sempre il solito Righetto a prendersi carico di battere la punizione, punizione fischiata all'arbitro di prima intenzione, conta i passi l'arbitro, Righetto chiama col braccio sinistro, credo uno schema, vediamo se si tratta di uno schema o se fa una finta per poi tirare di prima intenzione. Patta la palla, è bellissimo gol, questa volta non può far niente Sava e può solo che guardare la palla o darla ai suoi compagni che la mettano in centro e ripartono 2-2. Righetto, bellissimo gol, andiamo a rivedere il replay. Chiamano schema, ma lo schema che invece poi non avverrà, perché tira di prima intenzione sul secondo palo, non era nemmeno proprio forte la palla, ma messa benissimo sull'angolo basso destro del portiere. 2-2 adesso il risultato, 3F che riagguanta il pareggio. Thank you.
Guarnaccia riesce a metterla a Josef, che parte con un bel contropiede, finta di Suola, si trova tu per tu con il portiere Cardin, che però fa buona guardia e riesce a sventare di nuovo un pericolo per il baccaro di Due Carrare. Ancora Guarnaccia, palla al piede, che questa volta però la perde, riesce Rosso a recuperare palla, Righetto e la palla, Jonut fa buona guardia, Tamas e palla che si perde in rimessa dal fondo. Calcio d'angolo, eseguirlo è Josef che lo dà a Guarnaccia, Guarnaccia che chiama fallo ma l'arbitro non ci casca, non dà fallo ma dà solo di nuovo la palla al Baccaro, di nuovo Guarnaccia a incaricarsi della punizione, laterale, la mette alta con uno scavetto per Tamas a Erciu che però era fuori dalla linea laterale, quindi palla regalata a 3F. Tamas raggiunge la metà campo, palla a piede, la dà a Guarnaccia, Guarnaccia finta di corpo, si accentra verso il dischetto di rigore ma perde l'attimo per tirare, ancora tenta le sue finte, Guarnaccia fa buona guardia, l'arbitro non ci casca nuovamente, Guarnaccia prova con l'esperienza a farsi dare un fallo dal limite ma l'arbitro bravo e non ci cade alle sue intenzioni. Si dice spesso che nel futsal arrivino i giocatori falliti del calcio a 11, il calcio che conta, e questa è una grossa bugia, perché devo ricordare che negli ultimi palloni d'oro il 90% sono tutti giocatori che vengono proprio dal futsal, è solo in Italia che i giocatori vanno nel futsal dopo aver provato il calcio, nel resto del mondo prima si gioca a futsal poi si approda nel calcio. Mancano 2 minuti alla fine del primo tempo regolamentare, 2 minuti più recupero, Rosso con palla tra i piedi arriva a metà campo e prova un puntone di prima intenzione ma non riesce a prendere nemmeno lo specchio della porta, porta oggi che tenta di coprire Sava, portiere d'emergenza, lui è un giocatore in movimento che oggi però si presta a fare portiere.
palla tra i piedi di 7, 7 che la dà a Guarnaccia, attenzione a questi due perché sono tutti e due veterani del futsal. Guarnaccia che però spreca la palla e rimessa laterale effettuata subito velocemente da 3F, che però butta via una palla così da calcio laterale perché la mette lunga per un difensore centrale, Josef del Baccaro. Palle che si sprecano troppo, queste si sprecano troppo le palle perché giocate troppo velocemente, magari senza pensare. Ricordo la finale, è sempre una finale, quindi c'è poco tempo per poter riflettere, le emozioni sono sempre molte. Intanto Pippo 7 ci regala un altro numero di funambulismo, arriva in area e reclama un calcio di rigore. Andiamo a vedere subito se si aveva ragione o se avevano ragione gli arbitri a non fischiare questo rigore. Bellissimo il tunnel di Pippo 7. A tu per tu, no, non c'è assolutamente rigore, bravissimo l'arbitro Magro. L'avevamo detto che questi due arbitri erano all'altezza della situazione, il rigore proprio non c'era, bravissimo l'arbitro a non fischiare questo rigore. Righetto la mette lunga sulla parte opposta del campo, arriva il numero 6 Boldrin ma non riesce a inquadrare la porta, tiro sprecato, era anche da posizione difficile. Sava rimette la palla per Guarnaccia, Guarnaccia che punta subito Righetto, la dà Pippo 7 che era al limite dell'area, che di prima intenzione la dà Guarnaccia, Guarnaccia che commette fallo, fallo sprecato, ormai manca veramente poco, l'arbitro ha chiamato i due minuti di recupero. Pippo 7 che ci regala un numero per consegnare la palla a Righetto che batte poi calcio laterale. Calcio laterale, viene messa al numero 6 Boldrin. Boldrin che la lancia lunga proprio per Righetto che incorna di testa e porta in vantaggio la squadra per 3-2. Vediamo che il capitano Sava rimprovera, scusate, il capitano Jonut rimprovera il portiere Sava dell'errore perché secondo lui doveva uscire, ma poverino non è portiere, è un giocatore in movimento. Sì, se fosse stato un portiere sarebbe stato da tirargli le orecchie forse per tutta la partita, ma non essendo portiere non poteva fare altro che subire il gol. 3-2, siamo alla fine del primo tempo regolamentare. See me dance. Yeah, you will see me dance.
Rieccoci per il secondo tempo di questa finale. Quello che è cambiato è la disposizione in campo: attacca da destra verso sinistra del Baccaro e A3F attacca da sinistra verso destra. Pippo 7 si incarica di battere il calcio d'inizio del secondo tempo. Madalin, che riesce ad avere il pallino di gioco tra i piedi, anche lui da metà campo prova ma non riesce a beccare lo specchio della porta. Oltretutto ha un buon portiere come quello dell'A3F, da quella distanza è difficile segnare, però ha voluto provarci lo stesso, è riuscita male però è la sua intenzione. Rimessa laterale per il Baccaro, se ne incarica Madalin che la dà a Borile. Borile la mette lunga per 7 che però perde palla e martellato tenta l'incursione per Righetto e Righetto la mette al secondo palo per Gomiero che insacca la rete del 4-2. Adesso si fa difficile la partita per il Baccaro, vediamo Righetto come la mette perfettamente per Gomiero e Gomiero in sacca di prima intenzione sotto le gambe del povero Sava che non può far nulla, è incolpevole la rete, quello che hanno colpa è la difesa che era schierata veramente male, i giocatori erano in tre oltre la metà campo avversaria, quindi difficilmente poi si può recuperare un contropiede poi dal bravissimo Righetto che è anche velocissimo. Ma nel futsal le partite non sono mai chiuse fino a che l'arbitro non fischia tre volte, perché in un minuto si possono segnare anche tre gol volendo, quindi non si è mai vinto una partita. È ancora lunga, siamo al quinto minuto del secondo tempo regolamentare. Veramente una bella partita ci stanno regalando le due compagini che si affrontano, squadre ricordo blasonatissime perché hanno vinto un sacco di coppe quest'anno entrambi le squadre nei due campionati diversi tra alta e bassa padovana. Ancora un fallo commesso questa volta da Madalin, troppi falli sta commettendo il Baccaro e poi è rischioso perché ricordo che dopo il quinto fallo ogni fallo è un tiro libero, quindi attenzione ragazzi del Baccaro con questi falli e soprattutto adesso attenzione al calcio di punizione. Righetto ancora sul pallone e di poco ancora sfiora la traversa. Righetto molto bravo dai calci piazzati, è veramente pericoloso. Borile la dà a 7,
7 che tenta un numero di tacco, però Biasutta riesce a sventare. Palla ancora tra i piedi del Baccaro, fraseggia tra Butacel e Borile, arrivano al limite dell'area e riescono a recuperare un calcio d'angolo battuto da Butacel con Scavetto per 7 ancora un numero di funambulismo veramente dotato di tecnica sovraffina, il numero 10 del Baccaro, Filippo 7. Ancora palla tra i piedi di 7 che la mette per Madalin la ridà a 7 che sbaglia a pattare la palla, che comunque riesce a recuperare un calcio d'angolo che si presta a svolgere, a battere proprio 7. L'arbitro comincia a contare i secondi, 7 sul pallino di gioco, la mette per Butacel finta di corpo per Borile tenta l'incursione per Madalin la incrocia al centro e Borile tira ma va alta sopra la traversa, sembrava deviata dal portiere ma l'arbitro dice che non è così, quindi palla per la 3F che poi spreca buttando la palla in avanti, forse sta facendo spalle grosse del risultato di 2 reti di vantaggio, ma devono stare sempre attenti perché non mi sembra squadra da sottovalutare il Baccaro di 2 Carrare. Butacel che riesce a tenere in campo una palla difficile, la mette per Madalin, tira in porta ma il portiere fa buona guardia. Ancora palla per la 3F, sempre queste palle alte ragazzi, calcio a 5 si gioca con palle basse, basta queste palle alte perché poi sono tutte palle perse. Rimessa laterale per il Baccaro, Pippo 7 palla tra i piedi, la mette larga per Madalin che la incrocia sul secondo palo dove c'è sempre il pronto Borile che però questa volta non riesce a pattare la palla e quindi il difensore martellato riesce a sventare il pericolo di Borile che batte calcio d'angolo da per 7 la apre larga ancora per Borile Madalin Butacel, bello il giro di palla che fanno adesso i ragazzi del Baccaro. Ancora palla tra i piedi di 7, difficile rubargli palla quando 7 ha la palla tra i piedi. Madalin tenta di riaprire l'azione per Borile che scarica di piatto a Butacel che la dà a Pippo 7 all'altezza dell'area di rigore e 7 che fa un altro numero dei suoi con un pallonetto, Scavetto, rivediamo replay, riesce a fregare il povero Cardin che subisce la rete del 3-3. Scusate, non si trattava della rete del 3-3 ma la rete del 4-3 in quanto il Baccaro prima perdeva per 4 reti a 2.
ancora il Baccaro in attacco, adesso si fanno forza della rete appena segnata, quindi una sola distanza li separa tra 3F e la loro squadra. Vediamo Pippo 7, veramente giocatore all'altezza della situazione, oggi ha dimostrato di essere in grado di giocare una finale di alto livello. Pippo 7, giocatore di calcio a 5 con molta esperienza, anche se da anni fermo nei campionati che contano, ma comunque ancora la classe gli rimane. Si incarica proprio 7 di battere questo calcio d'angolo per Borile. Borile la ridà a 7, che cerca di sorprendere la difesa del buon Righetto, invece ha la meglio quest'ultimo, che poi parte un contropiede e è arrivato al limite dell'area, commette anche fallo su Madalin, che come vediamo si trova a terra dolorante. Speriamo non sia niente di grave per lui. Andiamo a rivedere subito come si è svolto questo fallo. Forse Righetto non aveva l'intenzione di commettere fallo, purtroppo la gamba si è attorcigliata nella gamba di Madalin durante la corsa e ha dovuto commettere fallo. Vedo che è pronto Guarnaccia a entrare sul rettangolo di gioco. Guarnaccia che consegna palla a Borile, Borile a Tamas a Guarnaccia di piattone, impegna severamente Cardin, che compie un autentico miracolo. Era stato spiazzato da Guarnaccia, lui si era tuffato sulla propria destra, invece poi con il piede allunga il piede e sventa il pericolo sul palo destro. Siamo al 14° del secondo tempo regolamentare, 4-3 questo risultato per la 3F. Palla a Butacel che la mette a Jonut, Jonut la dà a Guarnaccia con un esterno, la mette larga di nuovo a Tamas la mette al secondo palo e trova ancora una volta Borile che va in tripletta. 4-4 adesso, agguantano il pareggio i ragazzi del Baccaro, bellissima e conclusione eseguita di un bello schema di squadra. Guardate ancora Guarnaccia, la mette di esterno a Tamas che di prima intenzione la mette sul secondo palo dove trova Borile completamente da solo. Povero Cardin non può nulla questa volta. 4-4, tutto da rifare per le due squadre. Era un calcio di punizione quello che abbiamo visto dalla 3F, battuto senza chiamare la distanza, cercando di sorprendere la retroguardia del Baccaro, ma Baccaro adesso molto attento, fa forza di aver agguantato il pareggio. Rimessa laterale battuta da Jonut per Guarnaccia per Borile. Borile tenta un'incursione sul lato sinistro, la trova Butacel completamente libero, quindi la consegna a Butacel che la dà a Jonut a Guarnaccia di prima a Jonut a Butacel limite dell'area, tira e fa buona retroguardia, martellato che ribatte una conclusione di prima intenzione di Butacel. Adesso spingono molto i ragazzi e la squadra del Baccaro, una volta trovato il pareggio si sono dati coraggio e stanno spingendo veramente tanto. Sta facendo buona retroguardia la 3F, però la vedo in difficoltà, c'è una pressione continua quella del Baccaro che si trova più nella metà campo avversaria che nella propria metà campo. Rimessa laterale eseguita da Butacel per Borile, Guarnaccia,
Guarnaccia ancora a Buttacel che tenta di girarsi al volo ma trova il bravo Boldrin che fa buona guardia. Palla rimessa laterale sbagliata, i ragazzi del 3F che regalano la rimessa a Borile la dà Guarnaccia, suola, finta di corpo e tiro, un puntone secco che va sotto l'incrocio dei pali dove Cardin non può nulla. 5-4 adesso è il risultato che vede in vantaggio il Baccaro di due Carrare. Questo sport è proprio bello per questo, due minuti fa erano sotto di due gol, adesso si trovano addirittura in vantaggio di una rete. Si riparte con il 3F, ancora palla sui piedi del capitano Righetto che fraseggia a metà campo con Boldrin che forse voleva fare un cross o forse ha tentato un tiro e riesce a sorprendere Sava, poverino, incolpevole perché non è portiere. Lo ridico come ho detto prima, se fosse un portiere sarebbe da tirargli le orecchie, ma lui non è un portiere. Poi c'è stata anche una deviazione di Guarnaccia che era in mezzo tra i due, quindi deve subire il gol del pareggio. 5-5, mancano veramente pochi minuti alla fine della gara. Questo gol non ci voleva per il Baccaro, adesso dovranno tutte e due le squadre tirarsi sulle maniche, come si suol dire, e darsi da fare, perché altrimenti si dovrà andare ai supplementari e anche ai calci di rigore. Attenzione all'ennesimo calcio d'angolo per la squadra del Baccaro. Palla che viene tra i piedi di Buttacel che fa un bel dribbling su due ragazzi della 3F e tenta il tiro al volo che prova fuori dallo specchio della porta. Se devo fare delle annotazioni tecniche, mi sembra che la 3F pecca un po' sulle marcature degli esterni e forse proprio un loro metodo di gioco, forse il Baccaro è bravo a sfruttare i mancamenti delle squadre avversarie. Baccaro invece che forse manca un po' sul piano offensivo perché ha sbagliato davvero tanto lì davanti. Guarnaccia subisce fallo e la dà via di prima a Jonut che tenta di dribblare ben tre giocatori, poi chiede fallo che a mio avviso non c'era proprio, forse l'aveva fatto proprio lui. Sono stati diversi falli in questa partita, però nessun fallo cattivo, una finale veramente corretta. Ricordo che se questo sarà il risultato fine gara, visto che mancano veramente pochi minuti, si andrà ai tempi supplementari, saranno due i tempi supplementari da 5 minuti l'uno come prevede questo sport. Alla fine dei tempi supplementari, se il risultato sarà ancora in perfetta parità, si andranno a eseguire 5 rigori. Messa laterale per la 3F. Boldrin tenta di prima intenzione sorprendere Sava ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Sava la rimette per Guarnaccia che dice di rallentare i suoi, non aver fretta, che mancano ancora tanti minuti, anche se in realtà il cronometro lo sbugiardisce. Tre minuti alla fine dei giochi, o meglio alla fine dei tempi, i due tempi regolamentari. Il risultato
è su 5-5. Tutte e due le squadre adesso hanno paura di commettere errori nella fase difensiva, infatti si stanno chiudendo molto, tentano timidamente di eseguire qualche azione offensiva. In realtà si nota benissimo da come giocano che le squadre temono veramente di subire gol, perché adesso sì sarebbe la crocifissione, visto che, come ho detto poc'anzi, mancano 3 minuti. Sarebbe bello sapere cosa ne pensa Alessandro e Enrico, che sicuramente avranno rivalità tra loro, visto che uno gestisce il campionato di Campodarsego, dove vincitrice è stata la 3F, e l'altro gestisce il campionato di Maserà, dove la vincitrice è stata proprio il Baccaro di Due Carrare. Sicuramente esisterà una specie di rivalità, una sorta di rivalità tra loro, in quanto ad oggi 3 volte ha vinto il campionato la finalissima, la squadra cioè una squadra del campionato di Campodarsego, e solo 2 volte una squadra di Maserà. Il mio cronometro dice che manca 1 minuto alla fine del secondo tempo regolamentare. Sicuramente ci sarà un minuto o 2 minuti di recupero, vedremo cosa decideranno i 2 arbitri. Intanto Guarnaccia tenta di far ripartire l'azione con Tamas la mette lungo linea a Josef che la ridà a Tamas. Si trova a dover fronteggiare un giocatore della 3F che fa buona guardia e la dà a Rosso che cerca di partire in contropiede, ma si allunga troppo la palla e la mette a fondo campo. Palla per Sava, la rimette per Tamas Josef a Pippo 7 che ancora una volta compie un numero di funambulismo e si trova tu per tu col portiere e che compie l'ennesimo miracolo. Bravissimo questo portiere, protagonista di questa gara finale, eseguendo veramente diverse parate importanti. Ancora un fallo, siamo al 5° fallo per il Baccaro. Attenzione, perché sarà l'ultima punizione possibile, perché poi l'arbitro fischierà la fine dei giochi. Ricordiamo che se andiamo nei tempi supplementari i falli non si azzerano, quindi il Baccaro dovrà giocare con la penalità dei 5 falli. Tiro di Righetto, ma niente da fare, l'arbitro fischia la fine dei giochi. E dopo queste belle immagini delle squadre partecipanti ai 2 campionati, vediamo il primo tempo supplementare tra 3F in tenuta viola che attacca da sinistra verso destra e il Baccaro che attacca da destra verso sinistra in tenuta rosa. Il risultato è di 5-5. Adesso si andranno a giocare 2 tempi supplementari. 5 minuti. Pippo 7 che subisce fallo. Ricordo che il Baccaro deve giocare con l'handicap dei 5 falli per tutti e 2 i tempi supplementari, perché i falli non si azzerano nei tempi supplementari. Pippo 7 che fa buona guardia in attacco della palla, fraseggiando di suola, cercando di darla a Borile, ma quest'ultimo si fa intercettare la palla da Boldrin che fa buona guardia. Borile che perde palla e regala a Righetto il contropiede, la dà a Gomiero e Gomiero tu per tu con Sava, riesce a sbagliare Sava, uscendo a valanga tocca quel poco che basta la palla per buttarla fuori dallo specchio della porta. È un vero miracolo quello di Sava, magari non lo voleva fare ma ci è riuscito. Bravissimo Sava, complimenti a lui, ricordo che non è un portiere, quindi tanto di cappello. Thank you.
stavolta a compiere il miracolo è ancora Cardi, si destreggia veramente bene tra i pali. Complimenti, un grande applauso a questo portiere che oggi vede il premio miglior giocatore della partita, da, per quanto mi riguarda. Ha salvato diverse volte il risultato compiendo autentici miracoli, quindi va a lui il premio miglior giocatore della partita. Mi stavo chiedendo se la partita sarebbe stata lo stesso se entrambi le squadre fossero state la rosa al completo. Chissà, questo non potremmo mai saperlo. Intanto c'è stato un fallo ed è il quarto fallo collettivo della squadra 3F. Punizione da 10 metri dalla porta in carica a Tamas. Tamas che con lo sguardo incrocia 7, forse è proprio uno schema quello che andranno a eseguire i due. Parte Tamas. No, la mette di prima intenzione proprio sulla porta e il portiere fa ancora buona guardia, mette in rimessa laterale. Rimessa laterale eseguita da Butac che la mette in mezzo di prima intenzione. Tamas tira, il portiere ancora una volta. Cardin molto bravo, non mi ero sbagliato quando ho detto che va a lui, per quanto mi riguarda, il premio miglior giocatore della partita. Ed ecco un fallo ingenuo da parte di Tamas che commette il sesto fallo. Attenzione, vediamo, non era, no, l'arbitro dice che è di seconda, quindi non è cumulativo, ma è un piccolo errorino dell'arbitro, forse questo fallo era di prima intenzione. Fa niente, meglio così per il Baccaro, ne sarà felici. E due secondi dopo un fallo questa volta, molte sono le proteste di Butac. Effettivamente se era di seconda l'altro lo era anche questo, ma fa niente, sono gli arbitri che comandano in campo. Io sono sempre da parte degli arbitri, le proteste servono veramente a poco. Andiamo a vedere il replay. No, mi stavo sbagliando, devo rimangiare quello che ho detto, il fallo è giusto di prima. Attenzione, Righetto contro Sava dagli 11 metri. Parte Righetto, attenzione, e Sava un autentico miracolo sulla destra, era stato battuto perfettamente anche il tiro libero e si ferma così anche il primo tempo supplementare. Bravissimo Sava. Guardiamo replay. Secondo tempo supplementare che intanto è partito. Sava un secondo dalla fine del primo tempo regolamentare, regala una grande emozione al Baccaro parando un tiro libero proprio da Righetto. Righetto che è anche uno specialista di questi. Bravo Sava. Andiamo a vedere gli ultimi 5 minuti. Nel frattempo un altro miracolo di Cartin, bravissimo, voto 10 oggi, bravo. 5 minuti stavo dicendo, mancano alla fine dei due tempi supplementari, o quelli che ci staccano da dei calci di rigore. Questa volta Borile, un'ingenuità, dopo una tripletta Borile non può farmi un errore del genere. Tamas mette un cross sul secondo palo provando a vedere se Borile ci riusciva a colpirlo di testa, invece non arrivandoci ci mette la mano e andiamo a un altro tiro libero. Ma ragazzi, non si possono fare questi errori. Sava, speriamo, compie un altro miracolo su Righetto. Righetto parte ancora, Sava e ci mette la pezza. Questa volta però Righetto non aveva battuto benissimo questo tiro libero. Facile la parata per Sava, comunque bravo quest'ultimo per non essere un portiere, ha parato già due tiri liberi. Meno due minuti ci separano dai calci di rigore. Calcio d'angolo sprecato dalla 3F, fa partire in contropiede il Baccaro.
Baccaro che commette l'ennesima ingenuità, ancora un altro tiro libero e siamo a 3. Chissà che va dal detto, non c'è 2 senza 3, no perché io tifi per il Baccaro, ma perché a questo punto mi piacerebbe vedere i calci di rigore. Questa volta Righetto è stanco di sbagliare e lascia la palla a Boldrin. Boldrin si incarica di battere questo tiro libero. È il terzo. Sava immobile, non si fa spaventare e para ancora. Mamma mia, sulla respinta stava per fare gol Boldrin. Bravissimo Sava, 3 su 3 rigori parati da Sava, incredibile, incredibile. Poi sulla respinta cosa si mangia Boldrin, si è mangiato veramente un gol fatto. Riparte Guarnaccia con palla a piede, attenzione al suo puntone, ancora Cardin deve stendersi per salvare il risultato. Cosa ha parato ragazzi Cardin? L'arbitro dice 2 minuti di recupero. Forse ha dato tutti questi minuti di recupero proprio per i tiri liberi. Arbitro che guarda continuamente il cronometro. Sava prende palla, la da Guarnaccia. Guarnaccia di esterno a Tamas. Tamas a Madalin. Madali a Butacel, limite dell'area, torna sui piedi di Tamas che però trova sulla sua strada Boldrin e calcio d'angolo per loro. Tamas per Guarnaccia, ancora Tamas con palla tra i piedi, la mette lunga per Butacel che poi spreca. Un minuto alla fine dei giochi, rimessa laterale per la 3F. 3F che tenta Pallombella, che però Madalin fa buona guardia e la dà a Butacel. Butacel a Madalin, Madalin a Guarnaccia, Guarnaccia a Madalin, Madalin a Guarnaccia, ancora Guarnaccia. Attenzione a quest'ultimo perché è capace veramente di un buon dribbling e di un buon tiro. Palla che viene intercettata da Righetto, sombrero su Tamas che prende la palla, arriva al limite dell'area, la incrocia sul secondo palo, bellissimo gol 6-5, mancano pochi istanti alla fine dei giochi, grandi proteste da parte di 3F, andiamo a vedere subito il replay se avevano ragione di protestare. E vediamo, Righetto prende palla, esegue una magia, un sombrero spettacolare, poi tenta di petto di bloccare la palla ma gli scivola, la prende Tamas che ne approfitta subito e segna. Siamo alla fine dei, ormai è veramente finita la partita, mancano pochi istanti, ecco i 3 fischi dell'arbitro e il Baccaro campione anche di questa edizione 2013-14, secondo anno di fila per questa squadra che vince il risultato, l'anno scorso aveva un altro nome, comunque sempre sono gli stessi ragazzi i vincitori, bravissimi. Non mi resta altro che ringraziarvi tutti per aver guardato questa bella partita assieme a me. Ringrazio vivamente i due Alessandro e anche Enrico Tiziano del bar di Maserà. Grazie a tutti e al prossimo anno, sono già aperte le iscrizioni in Movida Sportiva 2014-2015, non ci resta altro che aspettare quindi che arriva settembre per rigiocare questo bellissimo campionato. Grazie a tutti e alla prossima.